diversa. Ha avuto inizio qui, a Timișoara, che vi mostriamo in queste immagini inedite, girate 2 giorni fa. È attraversata dal fiume Timiș ed è la capitale della regione omonima, confinante con la Transilvania. Conta 500.000 abitanti, gente operosa che lavora nelle fabbriche tessili e nelle campagne, adesso coperte dalla neve. Qui, nel cimitero dei poveri, sono state aperte fosse comuni, dove sotto alcuni centimetri di terra sono stati sepolti i corpi di cittadini inermi. La popolazione di origine ungherese, che Ceausescu perseguitava negando i più elementari diritti umani, ha vissuto fino ad oggi al limite della fame, senza neanche poter visitare la terra d'origine. La repressione si era accentuata negli ultimi tempi, anche sulla libertà di professare la religione protestante calvinista. Entriamo nella chiesa di Timișoara, dove il pastore Turkis Laszlo abita con sua moglie. Di qui è partita la scintilla che ha fatto esplodere la rivoluzione popolare appoggiata dall'esercito e che ha portato il primo vento di democrazia e libertà in Romania. Queste librerie raccolgono la Bibbia e i testi sacri. In questa sala i collaboratori del pastore hanno seminato i frutti che hanno portato alla libertà. Segni della loro cultura sono appesi alle pareti. Questo è il ritratto di Calvino. Questa è la toga nera che per adesso il pastore Laszlo ha appeso. In questi giorni egli si nasconde per paura di essere ucciso dai securisti di Ceausescu, ancora in fuga e disperati. Ci sono barricate per difendere questa chiesa che è entrata nella storia. La sala e i banconi sono vuoti. Sul pulpito la Bibbia è ancora aperta sui versetti che il pastore leggeva ai suoi fedeli. Sono i versi intrisi di parole di libertà e diritti umani che hanno avuto eco in tutta la Romania, ora finalmente libera. Presto i banchi saranno di nuovo pieni. La gente si potrà riunire liberamente e il Pope Laszlo con sua moglie potrà continuare a fare le prediche in libertà. Dicembre 1914. Nasce a Roma il poeta e pittore Antonio, detto Toti, Scialoia. Fin dal 1937 Scialoia si dedica alla pittura, dopo aver interrotto gli studi giuridici. Nel 1955 giunge all'astrattismo sperimentando tecniche diverse, come l'uso degli stracci impregnati di colore. Direttore dell'Accademia di Belle Arti dal 1982, Toti Scialoia lavora anche per il teatro, collaborando con scrittori, musicisti, registi e coreografi d'avanguardia. La sua vocazione poetica si esprime in numerose raccolte di versi, ricche di umorismo, giochi verbali.